Buongiorno, buongiorno e buon sabato. Non potevamo lasciarvi un fine settimana senza un nostro intervento, eh? Ho finito la stola Luce si chiama, e vi vogliamo presentare il kit, così se vi interessa potete farci qualche pensiero. La stola misura 2 metri per 50, quindi io per 50 intendo così. Ho abbellito le due estremità con dei cristallini, che dopo vi spiegherò come. Per 2 metri. Si vede bene così, Heidi? Ok. Quindi, per fare questa stola, noi vi diamo lo schema che è qua sotto, i tre gomitoli che servono per fare questa misura, e in più vi regaliamo i cristalli che poi vanno cuciti negli ultimi ventaglietti delle due estremità. Allora, così ne vanno cuciti tre per ogni ventaglietto. Dalla parte in cui partiamo, che è così, dopo, alla fine del lavoro, lo riprendiamo e facciamo gli ultimi due giri con i ventaglietti come all'inizio, così ha la stessa finitura. Poi col l'ago io ho cucito tre cristalli per ogni ventaglietto. È chiaro, Heidi? Bene, e questa è la stola. Poi qua c'è lo schema che vi forniamo con il kit, e partiamo con le colorazioni. Allora, partiamo con i blu. Abbiamo blu e azzurro. Girali come li vedi meglio, perché oggi tra un po' piove. E blu è elettrico, blu è ocra. E naturalmente io ci abbino i corallini, i cristalli del suo colore. Io ve li do già giusti per se vuoi fare un'inquadratura dei cristalli. E questa è la colorazione blu. Poi, Che però nel kit sono uno di colore, non c'è, sono tutti e no, tre. non vi do la delle tre sfumature, avete o tre gomitoli colore blu e azzurro, o tre gomitoli blu elettrico e blu, o tre gomitoli ocra e blu, perché la stola è tutta di uno stesso colore, tinta unica. Hai fatto bene a precisare, perché forse potevo essere fraintesa. Poi abbiamo nero e argento, sempre tre gomitoli nel kit. Tutta nera con un po' di luccichini. Questo è il colore che ho usato io. Nero è un bordeaux, un rosso, un vino, un merlot, chiamiamolo così, è molto bello come sfumatura. E questo è per quanto riguarda chi vuole farla sul nero. Poi abbiamo un bellissimo Tiffany. Naturalmente i cristalli saranno sempre abbinati al colore che voi scegliete. Poi abbiamo il color messico e lo smeraldo. Poi possiamo mettere anche il corda lì. Naturalmente col corda vi darò dei colori di cristalli. Questo è quello che va con il messico. Poi dopo ci sono i marroni, i verdi li ho lasciati giù. Questo può star bene col Tiffany, no, con lo smeraldo, scusate. Quindi i cristalli sono abbinati. Poi partiamo con il noce. Aspetta che qua ho fatto un danno. Il noce che avrà come cristalli questi qui, il cammello e il cognac. Anche qui avrete in gradazione i cristalli. Quindi o tre cognac, o tre cammello, o tre noce, ok? Mi sono spiegata bene, Heidi? Perfetto. Poi partiamo con i bianchi. Abbiamo un bianco e azzurro. Cioè, praticamente la colorazione è solo il luccichio dell'urex. Ah, non vi ho detto, il filato luce, per chi non lo conoscesse, sono 90% cotone e il 10% di lurex. Abbiamo un metraggio in 100 grammi di 300 metri. Quindi in questo caso io la stola l'ho lavorata con un 4,5, perché comunque
La lavorazione deve essere molto morbida, molto molto morbida. Quindi riprendiamo bianco e azzurro, bianco celeste, bianco verdino, non so cosa abbiamo messo, bianco e argento, bianco e corallo, bianco e blu e bianco e verde. Dubito che riescano a vedere le colorazioni. Comunque è delicatissimo così, eh? Quindi dopo con i bianchi avremo naturalmente dei cristalli adatti al bianco. Questi erano i cristalli per i neri. Quindi i cristalli li forniamo noi. Il tutto pagate i tre gomitoli ed è a catalogo a 19 euro sì. Il kit. Che è compreso di tre gomitoli di luce, lo schema con le misure e un sacchettino di cristalli che servono da mettere nelle punte, nei ventaglietti. Uncinetto 4,5, ma voi provate con la vostra mano che il punto diventi bello, bello morbido. Vedi com'è bello, bello morbidone. Adesso la provo a indossare. Ecco qua. E con i tre gomitoli riuscite a fare la stola di 3 metri. Di 2 metri, scusate. Beh, io adesso l'ho messa male, non sono davanti allo specchio, comunque per le sere d'estate abbiamo un vestitino scollato, noi ci mettiamo sopra questa stola e ci protegge dalla rugiada, perché noi non possiamo più prendere la rugiada, eh? Allora, dunque, mi hanno spiegato che le stole si mettono così, eh? Adesso aspettate un momento che riesco a... Ecco qua, ci sono. Vi ringraziamo tanto perché ci state seguendo, ci state sempre mandando dei messaggi molto molto carini e questo ci incoraggia ad andare avanti e grazie sempre a voi per la fiducia e per il sostegno e vi auguriamo una buona domenica. Ciao!